A me, ministro, verrebbe da chiederle cosa pensa di questa scena. Io non posso non chiederle. Di che cosa? Anche del caso Santacchè, di quello che sta vedendo, che i giornalisti vogliono sapere rispetto a quello che politicamente sta accadendo. Io rispondo di quello che faccio, io non posso rispondere di altri. Che cosa devo conoscere da commentare? Che i giornalisti fanno le interviste, mi pare che è un normale. Caso comunque che un po' può mettere in imbarazzo a questo punto la maggioranza di governo, per come si sta evolvendo. Nessuno è in imbarazzo. È strano che ci siano avvisi di garanzia che vengono dati ai giornali non ai diretti interessati. Questo, al di là dei contenuti, fatto politico è questo. Non restano sui contenuti. Ognuno si affida alla magistratura, non abbiamo fiducia. Il problema sul caso Santacchè è questo. È stato il giorno in cui lei doveva parlare in aula, è uscita su un quotidiano la notizia che era indagato. L'avviso di garanzia in una repubblica democratica e liberale come la nostra si chiama avviso di garanzia perché è una tutela a favore dell'indagato. La nostra cultura giuridica si basa su un principio. Scusa, io non voglio. Se tu io mi fai parlare, io non ti ho interrotto, tu ma poi mi fai una domanda dopo, mi fai finire di parlare e poi io ti rispondo, va bene? Ecco, allora mi fai finire di parlare. Allora, l'avviso di garanzia, siccome era scritto sul domani, che era stato segretato, è stato dato prima a un giornale che ha diretto interessato. Questa è la storia. Poi, che i giornali avessero scritto che era indagato, ma questa è un'altra questione, non è sapere, io so, mi dicono forse, nel diritto contano gli atti, non contano le chiacchiere. Un avviso di garanzia è un atto scritto che si consegna a una persona e non si consegna prima a un giornale e poi a chi è titolare, cioè chi è oggetto dell'avviso di garanzia. Si chiama avviso di garanzia proprio perché è una garanzia a tutela della persona. La nostra cultura giuridica si basa su un principio fondamentale, in dubio pro reo. Che cosa vuol dire? Che in caso di dubbio c'è sempre la protezione della persona della quale si parla. Ma questo fa parte non della cultura giuridica di oggi, fa parte della cultura giuridica. La cultura giuridica del diritto romano. Per me se ne parlerà, tocca alla giustizia fare il suo corso. Io non sono un magistrato, io sono un politico e dico, non sono un esperto di diritto societario, ho detto soltanto che è un fatto politico che crea qualche perplessità che si dia un atto destinato a una persona, prima a un giornale e poi a una persona. Questo è il fatto politico. Poi potete dire quello che volete. Questo è. Io sto parlando di materia di diritto. Siccome l'Italia è il paese, la culla del diritto, cioè, perché si studia in tutto il mondo il diritto romano? Per tutti. Quello è l'importante, diciamo, la legge riesca a essere. Ma soprattutto le chiedo se pensa. Ma state facendo tutte domande che veramente sono fuori tema. Ministro, è inutile, vi ripeto, ragazzi, se è fuori tema. Le volevo chiedere solo se la sua sensazione sia tornata una sorta di orologeria, ecco. È singolare che il giorno che c'è dibattito venga data questo. Ripeto, io non faccio il magistrato. Io ho grande rispetto del magistrato, però siccome credo di sapere conoscere qualche concetto di diritto, vi sto rispondendo sulla nostra cultura giuridica. Questo, allora, una persona in un paese, allora, soltanto i regimi nazisti e comunisti condannano le persone prima dei processi. I processi si fanno per accertare la verità. Quanta gente è condannata in primo grado, poi viene assolta in secondo grado, in terzo grado? L'altro giorno è successo a un ufficiale della Guardia di Finanza che sembrava chissà quale criminale, trame di corruzione, non so che cos'era, è stato assolto. Quindi, allora, chi risarcisce la persona